Buonasera, nuova puntata, nuovo incontro del ciclo relativo a Firenze, alle sue strade, alla sua storia, alle storie che la punteggiano. E questa sera, dopo aver rinnovato i soliti saluti a tutti coloro che si sono collegati, dopo aver nuovamente ringraziato l'affratellamento, i signori che sono qui presenti, questa sera vi presento un tema che a me è particolarmente caro, perché si tratta di parlare di teatro e soprattutto perché si tratta di parlare di teatro fiorentino. Non scopro nulla di segreto, perché l'ho anche scritto in un libro recente, se vi dico che fare teatro sarebbe stato il mio sogno. E infatti ho accarezzato a lungo questa idea di diventare un'attrice, ma soprattutto un'attrice comica e una teatrante, nel senso che avrei voluto scrivermi da sola i copioni. Un desiderio che non ho mai potuto realizzare per l'opposizione netta di una famiglia nella quale peraltro c'era una parentela con Augusto Novelli, del quale vi parlerò stasera, e una famiglia che tratteneva rapporti con grandissimi personaggi del teatro italiano, tra cui Wanda Capodaglio e Sara Ferrati, che erano amiche di mia nonna. Quando si trattò di darmi il permesso per andare all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica a Roma, la reazione di mio padre fu: non ti ho cresciuta fino a 18 anni per mandarti sul marciapiede. E mia nonna rincarò la dose dicendo che le sue amiche del teatro, ossia la signora Ferrati e la signora Capodaglio, due grandissime, le avevano raccontato ciò che era l'ambiente teatrale, che non credo fosse molto diverso poi quanto a cosiddetti tra virgolette pericoli o a cosiddette, come diciamo, come direvi, ingiustizie o false giustizie, che sia fosse proprio molto diverso dagli altri ambienti in cui uno poteva trovarsi per lavoro. Comunque sia, stasera basta con Stenterello, Augusto Novelli e la nascita del teatro vernacolo. Comincio con un importandovi in un luogo di Firenze che non esiste più. Questo che voi vedete è l'Arco dei Pecori, che fino al 1895, questa fotografia è datata 1895, l'arco si trovava dove adesso in via Piazza del Duomo c'è Via dei Pecori. Voi vedete alla vostra sinistra il Bigallo, sulla destra, l'immagine non lo comprende, ma sulla destra c'è il Battistero. Perché vi porto qui a vedere un pezzo di Firenze che non esiste più? Prima guardiamoci il pezzo di Firenze e poi vi dico il perché. Questo è quell'arco dall'altra parte e voi vedete che oltre quell'arco c'è la base del campanile di Giotto. Qui sulla destra, sulla sinistra ci sono botteghe. Guardiamoci ancora questo angolo di Firenze con la prospettiva dell'arco, chiamiamola così, di là c'è la piazza, quindi qui io sono all'interno di quell'arco. Voi vedete Duomo, il Duomo, cupola e campanile emergere dall'edificio che è sopra l'arco, e poi voi vedete qui ancora una serie di botteghe, la bottega di parrucchiere, questo è Fabio Borbottoni, il famoso Borbottoni che ci ha lasciato i quadri della Firenze che non esiste più. E a destra, voi vedete all'estremità proprio destra dell'immagine, una sorta di cancello. Dietro quel cancello cominciava il ghetto degli ebrei.
quello distrutto dal piccone risanatore. Non solo, la stessa immagine vi fa capire che qui siamo dove oggi a sinistra c'è Piazza dell'Olio, perché quella è la facciata con gli archi di San Salvatore all'Arcivescovato. Perché vi ho portato qui? Vi ho portato qui perché nei pressi dell'Arco dei Pecori, in una di queste botteghe, era orologiaio Luigi del Buono. E chi è Luigi del Buono? Luigi del Buono è il padre della maschera di Stenterello. Non ho nessuna immagine di Luigi del Buono, quindi ne devo ricostruire la storia attraverso i luoghi in cui egli ha operato. Per adesso fermiamoci alle botteghe dell'Arco dei Pecori. Dunque, Luigi del Buono nasce a Rifredi. Rifredi, lo dico per chi non è fiorentino, è un rione della città, un rione molto popolare, un rione che è stato al centro poi di una grossa rivoluzione industriale, ma che all'epoca in cui vi nacque Luigi del Buono, il 20 aprile del 1751, era proprio una borgata di campagna resa celebre da quella che la mia badessa, madre Giovanna Manetti, chiama la pieve più bella del mondo, Santo Stefano in Pane. Rifredi, presso gli altri rioni fiorentini, aveva ed ha avuto una fama molto particolare. Perché in quella pieve che la madre Giovanna chiama la pieve più bella del mondo, c'è una statua di Cristo, una statua di Cristo che sta con le braccia così in avanti. Noi degli altri rioni abbiamo sempre detto che a Rifredi c'è tanta gentaccia che anche a Cristo gli cascano le braccia. Questo è il modo in cui i rifredini, chiamiamoli così, quelli di Rifredi, sono caratterizzati a Firenze. Ovviamente tutto è cambiato, però Luigi del Buono era un ragazzo di Rifredi, nato nel 1751 da un piccolo proprietario, Filippo, e dalla madre che si chiamava Lucrezia Grazzini e che era anche lei di un ceto medio. Dal 1773 questo ragazzo, poco più che ventenne, aveva 22 anni nel 1773, fu orologiaio ed ebbe la bottega qui. Non so in quale punto esatto, però so che questa bottega gli dette una notevole fama. Perché? Perché nelle fonti che parlano di lui lo si definisce un bravo artigiano, addirittura capace gli orologi di fabbricarli. E a 100 anni dalla sua nascita in Firenze c'erano ancora orologi firmati da lui che funzionavano egregiamente. Comunque questo giovane di Rifredi aveva un'enorme passione per il teatro, non soltanto come attore, ma come scrittore di testi teatrali. Fu un filodrammatico, entrò nella compagnia all'epoca famosa di Giorgio Frilli e aveva il ruolo di ultimo degli amorosi. Il primo amoroso era l'attore giovane, poi venivano altri giovani attori, l'ultimo degli amorosi era proprio l'ultima ruota del carro. Però il buon Luigi tenne duro e in questa compagnia Frilli cominciò col recitare particine in tragedie, ma anche in commedie in cui era presente il carattere di Arlecchino, e lui si formò con Arlecchino.
Nell'anno 1775, questa compagnia recitava al Teatro del Cocomero, il nostro Niccolini adesso, e poi passò al Teatro dei Solleciti in Borgognissanti nella stagione 79-80. Ma già nel 1782 aveva lasciato la bottega, che era stata presa dal valigiaio Grilli, e si era messo a fare l'attore di professione. Secondo alcuni testi, una volta scelto di fare la professione dell'attore, entrò in compagnie di giro, anche compagnie di grosso calibro, e si novella che abbia recitato in una compagnia di Carlo Goldoni. Comunque sia, nel 1782 incontra un attore e autore di drammi e tragedie, Adolfati, e con lui stringe per 10 anni un sodalizio. Sappiamo quali sono le prime due commedie del Buono, I due Gobbi e I Malaccorti, e sappiamo anche che lui comincia a pensare a un tipo comico, a un personaggio comico, perché in queste due commedie fa agire rispettivamente Trastullo e Rusignolo. Trastullo e Rusignolo sono due caratteri comici che preludono allo stenterello che ancora non è nella mente del Buono. E nella stagione 87-88 è con Adolfati a Napoli e conosce Pulcinella. E questo è un momento di svolta, perché lui, viste le commedie con Pulcinella, incontrato quel carattere napoletano, che tra parentesi è una miniera di spunti, Pulcinella, e comincia a fantasticare per poter creare un personaggio, una maschera, che sia una maschera fiorentina. Fino a quel momento maschere fiorentine non ce n'erano state e, scusatemi Pulcinella, la maschera fiorentina a cui lui pensava doveva essere per Firenze identificativa, così come Pulcinella lo era di Napoli, così come Meneghino lo era di Milano. Tra parentesi, pare che il buon Luigi abbia recitato anche a Milano come caratterista buffo, ma la tournée milanese non deve essere stata molto fortunata. Quando nasce Stenterello e dove nasce Stenterello? Contrariamente a quello che si pensa, Stenterello nasce al Teatro del Cocomero, una sera del 1793, presumibilmente una sera di carnevale, in cui il pubblico di questo teatro, che io adesso vi faccio vedere come Niccolini in Via Ricasoli, il teatro è questo, e questa è la sua attuale facies, ovviamente ci sono stati dei rimaneggiamenti, pur sempre di 1793 si tratta, questo è l'ingresso del teatro Niccolini, cioè del teatro del Cocomero, perché Via Ricasoli si chiamava Via del Cocomero all'epoca, questo è l'ingresso per i camerini. Allora, guardiamoci questo teatro Niccolini, che è il Fu Cocomero rimaneggiato, dove una sera forse di carnevale del 1793
il pubblico ha assistito alla nascita di Stenterello. Per la prima volta Del Buono veste i panni di questo personaggio imprevedibile e strano. La commedia qual era? Ci sono due possibilità. Florinda e Ferrante, principi di Gaeta, con Stenterello buffone di corte, oppure il diavolo malmaritato a Parigi. Comunque sia, una pièce di Del Buono e non sappiamo quale sia stata l'accoglienza. Comunque, per 5 anni non si parla più di Stenterello, Del Buono continua a recitare e tra l'altro continua a scrivere pezzi interessanti perché nello stesso 1793, proprio qui al Cocomero, va in scena La villana di Ramporecchio, che è una pièce teatrale famosissima, recitata da Carolina Bassi, una grande attrice dell'epoca per la quale il Del Buono l'aveva scritta. Ma poi le cose cambiano. Del Buono si concentra su Stenterello perché capisce che quel carattere ha un futuro. E allora dobbiamo andare in Borgognissanti. In Borgognissanti c'è la chiesa evangelica, ma voi vedete che accanto al portone della chiesa evangelica c'è questa lapide. In questo palazzo ebbe sede dal 1778 il Teatro Borgognissanti, dove Luigi Del Buono 1751-1832 creò la maschera di Stenterello, popolare personaggio fiorentino, burlone, scanzonato ed arguto, rimasto nella memoria cittadina. A ricordo, il comune di Firenze pose nel carnevale del 2006 a cura della rivista Giullari. Allora, qui c'era il teatro di Borgognissanti. Quando era nato, ve lo dice la lapide, nel 1778 il teatro di Borgognissanti, nato per volontà dell'Accademia dei Solleciti, che erano 7 cittadini che per un accordo amichevole avevano messo a disposizione della cittadinanza e dell'Accademia stessa in prima battuta delle costruzioni in Borgognissanti che erano di loro proprietà. Questo teatro è un teatro molto importante nella storia dell'attività teatrale a Firenze e in Italia perché il 16 febbraio del 1791 qui a questo teatro fu rappresentato per la prima volta l'Amleto di Shakespeare e la personalità di riferimento che ci racconta tutte queste cose è Antonio Morrocchesi, attore e diarista, che tiene un libro di memorie che ci consente di ripercorrere tutta l'attività del teatro di Borgognissanti e di conoscere meglio il personaggio di Stenterello e il suo autore Luigi Del Buono. Allora, qui abbiamo la sede del teatro in cui per anni e anni Del Buono è stato Stenterello. Questo è l'interno della chiesa, ma se io mi giro, questa sembra davvero, lo è, un'aula di culto, ma se io mi giro, qui vedo il teatro. Indiscutibilmente questo è un resto di quel teatro.
In Borgognissanti c'era il teatro, il buon del buono, al momento della sua morte, fu sepolto nel chiostro della chiesa di Ognissanti, e qui vedete una lapide che è stata restaurata dopo l'alluvione e che è tornata al suo posto. Luigi del Buono io fui, che da vivente destinai questo marmo per sovrapporsi alla mia fredda salma, questa presso quest'ara sacra alla Gran Vergine. In carità vi prego chi la leggerà di recitare il De Profundis e la seguente giaculatoria, in lode della nostra avvocata Maria Santissima, che ciò sarà di sollievo all'anima mia, di merito a quel devoto che la suffragherà. Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della Beata Vergine Maria, fatto nel 1826. E sopra voi vedete, per spiegare ai fiorentini che forse non hanno molta memoria di queste cose, commediografo e creatore della maschera fiorentina Stenterello. Eccolo, Stenterello. Stenterello in un'immagine ottocentesca, ma il buon del buono era vestito in maniera simile, probabilmente la giubba era turchina, i calzettoni, le calze erano a righe, e tutte e due ma spaiate. Uguale c'è la scritta Posa Piano in fondo alla zimarra, posa piano perché è una delle caratteristiche di Stenterello, fare le cose con calma. Poi c'è il 28. Il 28 è un numero non tanto gradito nella cabala fiorentina, perché il 28 ci sono i becchi. E quindi c'è un riferimento al carattere, diciamo così, di Stenterello, pronto a prendere in giro gli altri. E poi vedete la faccia con la biacca, le sopracciglia tirate in su, il codino. Il codino perché? Il codino perché Stenterello è un reazionario, ossia è un personaggio attaccato al buon tempo antico. Naturalmente Stenterello è contro i francesi che sono arrivati a Firenze, i famosi francesi che aprivano i loro editti con nouvelon, 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 noi vogliamo, e che i fiorentini chiamavano i nuvoloni, proprio perché si davano queste grandi arie. È un tradizionalista Stenterello, è plebeo, antifrancese, ripeto, dotato di un forte senso dell'umorismo, poche volte sboccato, ma quando ci va ci vuole, è visto come come dire, la materializzazione dello spirito fiorentino. Perché si chiama Stenterello? Si chiama Stenterello perché il morrocchesi descrive il del buono e lo definisce piccolo di statura, magro, sparuto, di carnagione giallastra, quindi uno che campa a stento. Molto spesso Stenterello non ha un soldo in tasca, però non è una persona che abbia dei difetti fisici. C'ha questa fronte spaziosa, occhi castani e vivaci, ingegnoso e naturalmente molto molto ostinato, servo per professione, libero di spirito. Questo è Stenterello, che si muove sui binari dell'ironia e dell'autoironia. Ogni sera al teatro di Borgo Ognissanti fino al 1821 si potevano trovare le stenterellate, così si chiamavano allora le rappresentazioni in cui agiva la maschera. Faccio fatica a parlare di maschera nel momento in cui Stenterello era il suo
creatore, perché il del buono in stenterello si, come dire, si identificava. Tant'è vero, voi sapete che la sera poco prima dello spettacolo, Stenterello del Buono usciva sul proscenio aprendo il sipario e dopo aver recitato una filastrocca nonsense, proverò a recitarvela una fra poco, a raffica di mitraglia con le parole per sbalordire il pubblico, lui una sera disse che era Stenterello, ma che era stato Luigi del Buono. Quindi evidentemente l'autore spariva inglobato dal personaggio. Devo dirvi che molte commedie con Stenterello protagonista sono ancora leggibili nei copioni che sono stati stampati e ristampati. Fatti della storia fiorentina vedono Stenterello agire, per esempio, mi ricordo che per l'8 di marzo, la sera della festa della donna, proprio in questa sede ho parlato del fantasma di Ginevra degli Almieri. Bene, Del Buono ha scritto una pièce divertentissima con Ginevra degli Almieri, creduta morta, Stenterello, ladro di sepolture e giudice spropositato. Stenterello, ladro di sepolture, perché lui era il servo del marito di Ginevra degli Almieri, di Francesco degli Agolanti, e visto che Ginevra era stata portata alla tomba carica di gioielli, lui si era introdotto nella tomba per rubare i gioielli della padrona morta. Chiaramente in quel momento lei riprende conoscenza e quindi lui commenta da par suo la morta che si rizza. È una scena veramente divertente. Dicevo che molti testi ci sono giunti perché ovviamente hanno avuto stampe e ristampe. La figura di Stenterello credo che sia molto legata al suo creatore. Al suo creatore perché ci voleva un attore molto bravo, molto, molto, come dirvi, compenetrato nel testo, chi meglio di chi l'ha scritto, e soprattutto ci voleva poco per scadere dalla recitazione in una macchietta, dalla recitazione vera e propria del personaggio a farne una macchietta. Che cosa disse la sera del 7 febbraio 1817? Si presentò sul proscenio e disse: "Di mia favella bella, che sfavilla già non fella, né folle che non falla, il rotolo sgomitolo, il titolo non datolo, ecco che notolo, né mutolo o barattolo come prettoratto a un vecchio scritto, non m'imbratto con quel diritto inetto e brutto d'un baratto maladatto, e un rimbrotto a me diretto non l'ammetto, né l'adotto nel mio petto, perché a patto l'intelletto d'agir retto e non da matto. Non agogno aver segno, neppure un sogno dell'altrui lagno o di rampogna che dà vergogna, degna di gogna, ma tal commedia da tor l'inedia vedrassi a prova che è affatto nuova." È il modo in cui lui introduceva una commedia nuova di cui lui era protagonista. "Io muoro e muore con me un Omero, oh amore amaro,
amare e mera mira e miro i muri e i mari frapposti opposti ai miei contenti spenti, ai miei contanti spanti. Quindi c'era una continuo, diciamo così, interloquire del personaggio con il pubblico che veniva spiazzato subito, immediatamente, da questo tipo di recitazione, che poi naturalmente nei dialoghi si placava e diventava un personaggio come tutti gli altri, ma l'impatto era questo. Io naturalmente l'ho letto, non l'ho recitato, e l'anima del buon Luigi stanotte verrà a tirarmi con i piedi, perché ovviamente non sono stata alla sua altezza, ma neanche lo volevo essere. Chi è questo signore? Lorenzo Cannelli. Perché? Perché Stenterello ha avuto un successore. Il successore è per l'appunto questo giovane. Questo giovane che nasce a Firenze nel 1809, orfano di padre da subito o quasi, nel 1821 firma un contratto che ci è giunto, nel quale persuade il maestro Luigi del Buono a vendergli i manoscritti di 20 commedie col carattere di Stenterello e il costume di scena per 54 zecchini. In calce alla sua firma c'è la firma della madre, Luisa Archi, che nel frattempo si era risposata, e c'è anche in calce a questo contratto una nota di Del Buono che scrive come il saldo non sia mai stato dato. Non fu mai Stenterello vivo il Del Buono, questo devo dargliene atto, non ha mai sovrapposto la sua presenza fisica alla presenza dello Stenterello, chiamiamolo così, vero, il quale poi si specializzava, Del Buono, in pièce teatrali nelle quali c'erano prese di posizione contro i letterati dell'epoca, contro i drammi pseudostorici, eccetera. Il buon Cannelli però approfittò di una crisi del Buono, il quale a un certo punto, vuoi per la morte della moglie, che era anche lei un'attrice, vuoi per le condizioni in cui versava Firenze con Ferdinando III, una censura accanita, la professione dell'attore vista come qualche cosa di moralmente negativo, ecco, il buon Luigi del Buono entrò in crisi e questo signore ne approfittò, appunto, per fargli vendere molti dei copioni e l'abito da Stenterello. Solo dopo il 1832 fu Stenterello Lorenzo Cannelli, con modifiche e aggiunte ai copioni. Alcune di queste modifiche rendono le commedie più fruibili. Ma c'è un ma. Al linguaggio castigato e misurato di Del Buono, lui sostituisce doppi sensi, battute che vanno sullo scurrile, allusive al malcostume del tempo. Aveva una certa cultura questo signore, era un poeta estemporaneo non da poco, e però rese Stenterello qualcosa di molto greve, di molto, diciamolo così, visto con gli occhi della media borghesia fiorentina, di molto pesante. Il successo popolare fu immediato. Quello di Cannelli era uno Stenterello sopra le righe.
Era uno stenterello sopra le righe, vuoi dal punto di vista della presenza in scena, vuoi dal punto di vista del suo modo di recitare. E soprattutto si specializza in satira politica. Lui è uno stenterello liberale, è uno stenterello anti-austriaco. Recita al Borgogni Santi anche lui. E poi recita soprattutto al Teatro della Piazza Vecchia, dove siamo in Piazza dell'Unità Italiana. Questo che voi vedete sulla destra è la facciata del Baglioni e qui a sinistra c'è l'inizio di Via del Miralancio. Vedete sulla casa, sull'edificio centrale c'è uno stemma a sinistra? Guardiamocelo. Questo è lo stemma dell'Accademia degli Arrischiati. C'è un puttino con le ali, che è un angioletto che fa silenzio, dice di fare silenzio. C'è un topolino che entra nella gabbia e intorno allo stemma c'è scritto chi non risica non rosica. Questo è lo stemma dell'Accademia degli Arrischiati, perché lì nella Piazza Vecchia c'era il teatro. La Piazza Vecchia di Santa Maria Novella è quella che noi chiamiamo oggi Piazza dell'Unità Italiana. E in questo punto, ovviamente, si apriva un teatro che ha avuto stagioni molto interessanti, ha avuto una lunga vita, perché tra tutti i teatri di Firenze era l'unico che aveva una piazza davanti. Pensate al Niccolini, pensate alla Pergola, sempre teatri in strade strette. Qui invece le carrozze arrivavano, le signore e i signori scendevano con il loro agio e in più si recitavano delle cose interessanti. Canelli ha fatto moltissimo lo stenterello in questo teatro. E devo dire che con lui ha recitato molto sua moglie Paolina Conti, che era la prima attrice. Hanno fatto tournée all'estero, ma all'estero allora era Lucca, Pisa, Modena, Milano, Piacenza, Bologna, Veneto, Piemonte e soprattutto Canelli, appunto, ha trasformato Stenterello. Stenterello per lui aveva anche un cognome, Porcacci. I nomi sono conseguenze delle azioni. Però Canelli, dal punto di vista politico, era un personaggio scomodo e lottò accanitamente contro la censura. Perché? Allora la censura teatrale era stata affidata al dottor Attilio Zuccagni Orlandini, che era un personaggio di spicco, era un geografo, eccetera, ma che si occupava appunto anche di queste, come dirvi, della vita culturale della città. E, era ormai tradizione che, supportato dai Frizi e dai Lazzi che provenivano dalla platea, lo spettacolo prendesse determinate pieghe, anche di sfottò politico, eccetera, per cui una sera sì e una sera no, Canelli veniva arrestato, portato al fresco per la notte e rilasciato la mattina dopo. Una sera, proprio nel teatro della Piazza Vecchia dell'Accademia degli Arrischiati, disse che le cose a Firenze andavano male, perché a Firenze c'erano troppi stenterelli. Siamo in tre, disse, Piazza Vecchia il primo, Leopoldo secondo e Borgogni Santi il terzo. Naturalmente dire Leopoldo secondo voleva dire il nome del sovrano e dargli di stentarello, naturalmente. Fu di nuovo arrestato. Questa di Canelli è una stagione irripetibile per Stenterello. Rispetto al Del Buono aveva molto calcato l'acceleratore sul registro del comico inteso come scurrilità. Aveva avuto molto successo e l'esperimento
Poi finì con lui. Tutti gli attori del teatro fiorentino, beh, prima o poi si sono misurati con la maschera di Stenterello e questo succede ancora oggi. Questo è Lorenzo Andreaggi in scena al Teatro Reims nel 2009 e poi nel 2019. Stenterello si continua a recitare, eccolo qua, Ginevra degli Almieri, sepolta viva in Firenze con Stenterello, ladro in sepoltura, spaventato dai morti e giudice spropositato. Perché giudice spropositato? Perché lui viene chiamato a far parte della giuria che deciderà se la morte apparente di Ginevra ha messo fine o no al matrimonio con il vecchiaccio degli Agolanti e lei possa sposare il rondinello di cui è innamorata. E qui siamo nel 2009 al teatro di Cestello. Quindi Stenterello continua a vivere. Stenterello continua a vivere, però nel cambio di mondo dovuto all'unità italiana, questa figura perse consistenza. Si continuavano le stenterellate, ma le stenterellate a fronte di una situazione che era completamente cambiata, pensiamo alla 1870, alla presa di Porta Pia, eccetera, pensate a tutti i problemi dell'unità d'Italia, pensate alla diversità di mondo tra il del buono fine Settecento e la fine dell'Ottocento, ecco che c'è bisogno di qualcosa di nuovo. E il qualcosa di nuovo si chiama Augusto Novelli. Per me il Sor Augusto, perché in casa mia si è sempre trattato così. Quando si diceva il Sor Augusto, quando veniva il Sor Augusto faceva, il Sor Augusto diceva. Quindi questo è Novelli, nato il 17 gennaio 1867, morirà a Carmignano il 7 novembre del 1927. Lui è il primogenito di Ludovico Novelli, falegname, e di Elisa Casini. È un autodidatta perché le condizioni economiche della famiglia non gli consentono di studiare. Aveva quattro fra fratelli e sorelle: Ugo, nato nel 1869, Maddalena, sempre gemella, nata nel 69 anche lei, Antonio del 74, Ida nel 79 e Giuditta dell'81. Quindi Augusto Novelli, e lo so per certo perché la famiglia aveva documenti, Augusto Novelli frequentò la prima e la seconda elementare. E poi, come tanti bambini, andò a fare lavoretti sparsi e assortiti, però aveva una grande cocciutaggine e aveva una gran voglia di imparare. Il che lo salvò perché continuò a studiare sui libri degli amici, andava a orecchiare ciò che si faceva a scuola, passando più spesso del dovuto sotto le finestre della scuola stessa. Comunque sia, dal 1884 viene accolto in casa dell'avvocato Carlo Alberto Bosi, che lo aiuta a iscriversi alla storia di belle arti. Ma dire Carlo Alberto Bosi, avvocato, vuol dire l'addio, l'autore di Addio mia bella addio, il canto risorgimentale scritto da lui nel 1848, vedendo i soldatini partire per il fronte della guerra d'indipendenza, sui tavoli, scritta Addio mia bella addio, sui tavoli del caffè Castelmur in via Calzaioli. Il giovane Augusto ha tantissima passione per il teatro e fin da ragazzo assiste alle stenterellate, però lo fa con estrema sofferenza. Nel 1885 scrive
una commedia, una sfida ai bagni, riproposta poi nell'87 col titolo Un campagnolo ai bagni. È la storia di un uomo di campagna che va a Viareggio, le sue avventure. Questa è un'altra foto di Augusto Novelli, grazie alla sua prodigiosa capacità di lettore, dall'essere persona che ha fatto prima e seconda elementare, nel 1888 diventa direttore del giornale satirico Il Vero Monello e scrive con lo pseudonimo di Novellino. È assolutamente, come dire, incoercibile Novelli. Socialista della prima ora, fa pezzi pungenti che il governo Crispi non gradisce. E viene disposto il sequestro di alcuni numeri di questo periodico perché lo accusano di alimentare l'odio fra le classi sociali. Il 22 settembre 1892, mentre è all'Arena Nazionale a vedere la replica di una sua commedia, viene arrestato con l'accusa di reato di stampa e portato alle murate e il carcere di Firenze. Rimane in carcere fino al 27 dicembre del 1893, 13 mesi di gattabuia, diceva lui, e una multa di 1.500 lire da pagare, che all'epoca erano roba. In carcere però ha scritto un dramma storico, I Mantegna, e ha scritto una commedia, Linea Firenze-Pisa-Livorno, che all'origine era intitolata Tre valigie da 2,50, e poi i primi testi in vernacolo fiorentino, perché tutto questo fino ad adesso si è svolto in lingua italiana. Da questo momento in poi, dal momento della galera, il Sor Augusto scrive in vernacolo. Scrive il Morticino e Inferno, Purgatorio e Paradiso. Questa scelta del dialetto, del vernacolo, è una scelta vincente. Nel 1896 sposa Raffaella Giulia Nannini, ha due figlie, la Zaira del 1900 e Vera del 1903. La mia mamma si chiamava Vera. È nata nel 22, la Vera Novelli nel 1903, perché era appunto questo nome di famiglia ben augurante. Che cosa succede? Qui vediamo Novelli, che da sinistra è il terzo, insieme a personaggi importanti del teatro italiano. Il secondo da sinistra è Marco Praga. La grande fortuna di Novelli comincia la sera del 31 dicembre del 1907. Il 31 dicembre del 1907, al posto del cinema Alfieri, c'era il teatro Alfieri, che adesso non esiste più. Mi è rimasto un biglietto, Regio Teatro Alfieri, biglietto di ingresso. Che cosa succede? La sera del 31 dicembre 1907, nel foyer di questo teatro si fa la cena di San Silvestro, che quell'anno ha un significato speciale. Il capo comico è Andrea Niccoli, questo signore che io qui vi presento vestito coi panni di Filippo Brunelleschi in una delle commedie successive di Augusto Novelli, La Cupola, e Andrea Niccoli è il capocomico. La moglie Garibalda Landini Niccoli, questa bellissima signora, è a fianco del marito. La signora è figlia di Raffaello Landini, uno stenterello, e di Anna da Caprile, anch'essi attori. La signora Garibalda, il nome
spiega che la famiglia era schierata su posizioni garibaldine di Unità Italiana, la signora Garibalda ha debuttato in teatro a 3 mesi, quindi è una donna la cui vita si è consumata sul palcoscenico. Dicevo che Augusto Novelli e la moglie, scusatemi, Andrea Niccoli Capocomico e la moglie Garibalda Landini Niccoli quella sera stanno con quella cena salutando tutti. Perché? Perché partiranno per il Sud America. La situazione del teatro fiorentino è tale per cui una compagnia anche di grande spessore non trova più la possibilità di recitare. Sono anche insoddisfatti dei testi che hanno. Passa di lì Augusto Novelli, che all'epoca era già direttore di giornale, era già stato in galera, era socialista, era tutto quello che vi ho raccontato, e Augusto Novelli si unisce alla compagnia. Qualche bicchiere di troppo, il sor Augusto, come tanti fiorentini, amava il buon vino, qualche bicchiere di troppo, e il sor Augusto dice: come voi ben sapete, io da anni coltivo e accarezzo, perché quando beveva parlava in maniera aulica, l'idea di un teatro schiettamente fiorentino. Andrea Niccoli, Dreino per gli amici, gli risponde: vi è anche in bisogno, sor Augusto. Niccoli aveva già interpretato quelle due commedie di Novelli che Novelli aveva scritto alcuni anni prima in galera, ma l'esito era stato incerto. Augusto si infiammò quella sera. Basta con gli stenterelli, da qui il titolo della mia conversazione, basta con le stenterellate, voglio una forma, parole sue, di arte vera, materiata. Vi ricordo che quando beveva andava sull'aulico, materiata col profumo delle nostre donne e dei nostri fiori. Tutti i presenti in coro cominciarono a applaudire e gli dissero: vogliamo la commedia tutta nostra. Novelli promise a breve scadenza un atto unico da collaudare in città e da esportare poi all'estero come biglietto da visita di Firenze nel mondo. Rappresentando questo biglietto da visita, la vita quotidiana di Firenze e i suoi personaggi reali. Basta con gli stenterelli, mettiamo in scena la gente di tutti i giorni. Dreino e Garibalda rimandarono la partenza, Novelli parve impazzito, scriveva di notte e di giorno perché sapeva che quella era l'occasione della sua vita e non la voleva perdere. Scrisse dovunque. Scrisse sui tavoli unti del vinaio Panerai in piazza del Mercato Centrale. Il Panerai era un'istituzione, era un uomo che parlava attraverso citazioni da Dante e attraverso citazioni dai libretti delle opere liriche, perché se rendeva il resto a una signora che andava a comprare il vino, or testimon vi chiamo che qui pagata io l'ho, e le rendeva i soldi del resto. Oppure se un avventore mangiava con troppa foga, da lui si potevano mangiare anche le penne strascicate, quando l'avventore finiva, il panerai diceva: la bocca sollevò dal fiero pasto. Ce n'era per tutti. Il Panerai fu un po', come dirvi, l'angelo custode della scrittura di Augusto Novelli dell'Acqua Cheta. Augusto riesumò antichi ricordi per creare i suoi personaggi. Girò con occhi attenti per le strade della città e l'Acqua Cheta nasce con personaggi assolutamente riconoscibili della sua famiglia. Per esempio, la suora Rosa, la protagonista, ha tratti che sono della madre di Novelli, che era stiratrice. Cecchino, il legnaiolino, che non nasconde le sue idee socialiste, che parla di lega e di camera del lavoro, richiamava il padre di Augusto, che era un artigiano del legno,
ed era anche un po' autobiografico, perché chiaramente da giovanissimo aveva lavorato nella bottega paterna ed era appunto lui stesso socialista. L'acqua cheta, Lida, era il nome di una cugina di questo nome. Lida, che poi era la zia di mia nonna, Lida la Tattamea, quella che sta sempre zitta e che non si sa mai ciò che pensa. Ulisse, il fiaccheraio di San Nicolò, marito della signora Rosa. Giovanni Cui, detto Stinchi, il bacalaro, cioè l'addetto alla carrozza. L'avvocato, il reporter, tradotti naturalmente in fiorentino perché l'avvocato era il cavalocchi e il reporter era il reporterre. Questi facevano parte di un libro dal titolo Firenze presa sul serio, un libro nel quale in novelli raccontava la vita di un giorno in città. Quando finì gli atti erano tre, non era un atto solo. I Niccoli non fecero una piega e gli attori della compagnia, anche quelli che nelle commedie in lingua italiana erano degli onesti teatranti, divennero bravissimi a recitare in fiorentino. Cominciarono a vivere la loro parte e non a recitarla. 29 gennaio 1908 la commedia andò in scena. Fu un successo clamoroso, travolgente, soprattutto per merito di questa signora, di Garibalda, Landini Niccoli, una Sora Rosa assolutamente implacabile. 26 repliche consecutive. La critica si divise. Ci fu chi approvò l'esperimento, chi lo accolse con dignitosa indifferenza o con garbato distacco, chi bollò come indegne della dignità del palcoscenico le vicende rappresentate. «Ma vi pare, dicevano accreditati critici teatrali, vi pare mettere un fiaccheraio e una stiratrice sulla scena? E poi il linguaggio usato, un linguaggio scurrile, ci fu una battuta incriminata. La battuta incriminata è la seguente: Ida dà da mangiare alla cavalla del padre il radicchio e il radicchio è posto nella tuba del padre di Ida. La tuba per un fiaccheraio era un emblema del mestiere. La cavalla morde il cappello e quindi quella tuba è inservibile per l'uomo che la deve indossare. Il disastro è grande quando Rosa vede la tuba del marito mangiata, esclama: Vergine santa, vergine, come invocazione alla Madonna. E solo Ulisse dice: no, la non era vergine, ma non mi è rovinata a questo punto. Questo fu uno scandalo assoluto, tant'è vero che quella battuta è stata tolta dalle repliche successive. E stamattina, per prepararmi a stasera, mi sono vista un'acqua cheta che è registrata su YouTube e questa battuta non c'è. Fu uno scandalo, anche una profanazione, per il fatto che in casa di un fiaccheraio, di un guidatore di carrozze pubbliche, fiaccare in fiorentino è la traduzione di fiacre francese, lo scandalo fu che in casa di un fiaccheraio si leggesse il canto di Paolo e Francesca. Parentesi, spero che in quest'orgia di celebrazioni dell'anno dantesco qualcuno si ricordi del fatto che il popolo fiorentino Dante l'ha sempre conosciuto, Dante è sempre stato letto a Firenze, la Divina Commedia la si leggeva nei retrobottega, abbandone della bottega chiuso, così come abbandone chiuso nei retrobottega si faceva musica. Dante e i libretti delle opere liriche erano il modo tranquillo con cui la gente passava il suo tempo. Quindi nulla di strano che in casa di un fiaccheraio, di un cocchiere, un dozzinante, cioè un giovanotto in affitto, leggesse alle sue ospiti
Rosa, Anita e Ida un pezzo della Divina Commedia, e in questo caso il canto di Paolo e Francesca. Chiaramente, che cosa ha scandalizzato? Beh, ha scandalizzato il fatto che le donne sulla scena facciano i loro commenti. Francesca, i tuoi martiri a lacrimarmi fanno tristo e pio, legge il signor Alfredo, il dozzinante. E la Rosa, asciugandosi gli occhi coi grembiule, egli aveva ragione, povero Dante, che storia. E poi, andando avanti, la conclusione dell'Anita, che è la sorella invece loquace e trasparente dell'acquaveta, dell'Ida, di lei si sa tutto, dell'Ida non si sa niente. Rivolta ad Alfredo, dice: ma il so Paolo e la sora Francesca non fecero mica una bella cosa. Alfredo gli dice: perché? Fa l'Anita, un eran cognati. Cognati, dice la Rosa. Sicuro, fa l'Anita, che crede che non si sappia. Gli ha voglia il sudante di svenirsi, ma quella la fu una bella porcheria. Alfredo, naturalmente, che sta facendo il cascamorto con Lida, replica: l'amore non guarda i legami. L'amore, quando è sincero, arriva e scoppia. La conclusione è di Rosa. Ma se Paolo e Francesca gli erano cognati, e mi pare gli scoppiasse fuori tempo, questo fece gridare assolutamente allo scandalo. Il tempo ha dato ragione a Novelli. Perché questo testo, benché invecchiato, mantiene a tutt'oggi il fascino di uno specchio di una Firenze scomparsa. Guardate la compagnia comica fiorentina di Andrea Niccoli, che aveva come dire, il coraggio di andare a recitare in fiorentino al Teatro Sociale di Treviso, anno domini 1909. Questo è un libro di Ugo Romagnoli su Garibalda, Landini, Niccoli, vita e aneddoti. Ecco la signora Garibalda, ecco lei che dopo la morte del marito diventa capocomica. È una delle prime donne capocomico della scena italiana. La signora Garibalda è in seconda fila a destra, vestita di nero, dietro il cappellone della signorina vestita di bianco, che dovrebbe essere la prima attrice. E questo è il figlio di Andrea Niccoli e di Garibalda Landini Niccoli, Raffaello, vestito da minuzzolo, c'ha il cappello di mollica di pane e sarà un attore anche lui. Addirittura farà lo stenterello e poi farà tutto il repertorio di novelli, per poi passare a come dire, a recitare testi in lingua italiana. Questo è la commedia fiorentina nel settembre del 1929, un intero fascicolo dedicato alla memoria di Garibalda Landini Niccoli. Questo è un monologo che la Garibalda recitava, la Perpetua, la serva del prete, ovviamente, un monologo in vernacolo campagnolo toscano scritto da Gina Pagani. Quindi la Garibalda recitava testi scritti da donne. Tutte le grandi attrici del teatro fiorentino si sono misurate con la Sora Rosa. Questa è la grande, grandissima Cesarina Cecconi, alla quale io ho voluto un sacco di bene. L'ho conosciuta, una donna straordinaria che faceva la dattilografa e che poi la sera si trasformava sul palcoscenico. Eccola, la grande Cesarina,
Questa è un'immagine straordinaria di lei, è in scena e sta recitando un personaggio al quale qualcuno sta dicendo che lei morirà presto, ma andrà a rivedere il figlio che lei è già morto. Guardate che ha le lacrime dentro gli occhi, ma si immagina che dopo ci sarà un sorriso, infatti il sorriso c'era. E questa è Wanda Pasquini, che voi tutti ricorderete al Teatro dell'Amicizia. Questa è lei nel Testamento di Gianni Schicchi, anche lei una grande del teatro, eccola. Aveva già oltre 70 anni quando questa foto è stata scattata e dietro c'è la profondità del teatro. Questa è Doris Day. La rosa che voi potete trovare in una registrazione su YouTube dell'intera commedia che ha recitato accanto a Arnoldo Foà che faceva il Sor Ulisse. Questa è un'edizione televisiva del 1967 con Ottavio Fanfani che faceva Stinchi. La Sora Rosa Doris Day, la Gianna Giachetti che faceva l'Anita e la Maria Grazia Sughi che faceva Lida. Questa commedia, a vederla oggi, può anche fare un effetto strano, però c'è soprattutto a tenerla viva. Al di là della patina del tempo, il fatto che ci testimonia non soltanto una città che non c'è più, ma una lingua che noi stiamo perdendo. Noi fiorentini siamo colpevolissimi da questo punto di vista. Del nostro vernacolo ci siamo sempre vergognati ed è una vergogna vergognarsi della propria lingua. Per esempio, a un certo punto l'Anita, durante la lettura della Divina Commedia, guarda il signor Alfredo, il dozzinante che fa il pollo con la sorella, e l'Anita dice: "Guarda come l'acchita, acchitare." È mettere in posizione d'inizio le palle del biliardo e in senso figurato cosa vuol dire? Avvicinarsi a una donna per farle la corte. Il bacalaro, ve l'ho detto, Giovanni Cui detto Stinchi, era l'aiuto del fiaccheraio. Per esempio, Ida scappa e si scopre che è scappata con il dozzinante, l'inquilino, il giovane a cui veniva data a mesi l'affitto di una stanza. Una delle donne presenti dice: "Poverina, l'Annita da stamattina, da quando ha scoperto che la sua sorella le è andata via, l'ha perso 10 kg. E un'altra aggiunge: "Peccato, l'era così bella, bofficiona." Ecco, il bofficione cosa vuol dire? Grassoccio. Da boffice, cos'è il boffice? È il pane lievitato bene. E in senso figurato è esteso a una persona. Il bofficione è la persona, persona grassa, bello grasso, si è sempre detto, bello secco mai. Il bofficione è una di queste espressioni che noi abbiamo perso. Vi dicevo, il cavalocchio, l'avvocato, perché andare a toccare un avvocato, l'avvocato ti cava gli occhi da quanto è caro e costoso. E che tu c'ha le checche dentro il copione, c'è. Ecco, le checche che cosa sono? Le checche sono l'uggia, un malessere, è il piagnucolare caratteristico dei bambini, piccoli dolori, piccoli capricci. Mamma mia, tu c'ha le checche. Tutto questo non c'è più. E allora questa commedia andrebbe, secondo me, così. Periodicamente fatta vedere anche nelle scuole. E qui, come per Cesarina Cecconi, ma qui con un debito mio di riconoscenza ancora più forte, Sara Ferrati. La Sara con l'H, perché la signora si firmava Sara
con l'H davanti. Sara Ferrati, amica della mia nonna, è la donna alla quale io devo l'essere guarita dalla R con cui ero nata, perché grazie agli esercizi che lei mi ha fatto ho recuperato questa consonante per me difficilissima. Sara Ferrati era nata a Prato nel 1909 e morta a Roma nell'82. Qui la vedete nella commedia che è stata il consolidamento della fama di Novelli, il consolidamento attraverso Gallina Vecchia. Gallina Vecchia, dove lei è una bottegaia di San Lorenzo, vedova con amante. Lei era è vedova di un signore che aveva questo negozio, lei ha ereditato il negozio ed è da tutta la vita l'amante del ministro di bottega, cioè dell'uomo che l'aiuta nella sua vita di commerciante, e però si invaghisce di un giovane veramente che potrebbe essere suo figlio. Allora eccola qui a fare la magia, gaggia, fior di magia, eccetera. Eccolo il giovane in questa edizione, uno strepitoso Renzo Montagnani, perché Renzo Montagnani, al di là dei film di serie B che ha fatto con le varie Fenech, eccetera, però era un attore straordinario ed è un attore bravissimo in questa commedia Invernacolo. Montagnani addirittura era nato a Alessandria, però poi era venuto a Firenze. E qui la stessa Ferrati con Franco Scandurra, anche lui un attore bravissimo, e termino la mia esposizione con questa immagine, che è l'immagine di una riduzione televisiva dell'operetta L'acqua cheta, perché il testo della commedia fu ridotto in versi dallo stesso Novelli nel 1920 con la musica di Giuseppe Pietri, che era un toscano dell'Isola d'Elba, e divenne l'operetta celeberrima che si chiude con la famosa una, oh che bella rificolona, che per noi è l'inno nazionale. Fu un parto travagliato con problemi di altissima filologia fiorentina. In una delle canzoni c'era scritto come è bello guidare i cavalli, naturalmente di Fiaccherai si tratta, come è bello guidare i cavalli e trottare per strade e per calli. Il testo che il buon Giuseppe Pietri presentò a Novelli diceva: poi dal taverniere bevi un buon bicchiere e col pian di Chianti sua cassetta avanti fila via cocchiere. Novelli gli disse: scusa Pietri, ma io ho scritto altro. Perché? Poi dal taverniere bevi un buon bicchiere. Quando mai a Firenze il vinaio si è chiamato il taverniere? Mai. Infatti Novelli aveva scritto: e poi dai vinaio di bicchiere un paio e col pian di Chianti sua cassetta avanti. Pietri non si dette per vinto. Di fronte a un'altra proposta di Novelli, poi dal vinattiere bevi un buon bicchiere, lui sostenne il taverniere. E anche in questa riduzione televisiva del 1974 si canta il taverniere, che è stato un argomento di disputa fortissima. Novelli arrivò a dire a Pietri: scusa, ma te tu sei dell'Isola d'Elba, sicché il fiorentino tu lo sai, e aveva ovviamente ragione. Allora, con questa immagine in cui voi potete riconoscere, parto da sinistra, come Sora Rosa la Veninchi, come Anita la Nada Malanima, vado su come Cecchino, il legnaiolino socialista, Nino Castelnuovo, come Ida l'acqua cheta, Daniela Poggi, come reporter e giovane dozzinante
Giancarlo Zanetti. A cassetta i due protagonisti, Gianrico Tedeschi, che se la cava a malapena a parlare in fiorentino, che fa il Sor Ulisse, e uno strepitoso Renzo Montagnani, che fa Giovanni Cui detto Stinchi in una maniera fantastica. Un mondo lontano, un mondo scomparso, che qui nell'affratellamento invece è stato più volte frequentato, perché queste commedie sono state nel teatro presentate e Renzo Montagnani qui all'affratellamento ha recitato. Dicevo, un tuffo in un mondo lontano, in un mondo magari più ingenuo del nostro, ma ricordare questa Firenze, ricordare questi scrittori, ricordare questi uomini di teatro non è un abbassarsi di livello, anzi è un innalzarsi perché ce ne fossero adesso. Adesso c'è un grande vuoto e spero che un giorno e l'altro risorta fuori un qualcuno che riprende in mano la sorte del teatro fiorentino, del teatro vernacolo, e che ci faccia di nuovo sognare. Grazie, per me stasera è stato un enorme divertimento. A presto.